Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo. Inaugurati questa mattina all'ospedale Mazzini 16 ulteriori posti di terapia intensiva Covid, mentre altri 21 di subintensiva saranno pronti entro febbraio prossimo. Operativo anche il nuovo pronto soccorso di Sant'Omero. All'evento è intervenuto anche il governatore della regione Marco Marsiglio assieme ai vertici dell'ASL Teramana. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Inaugurati all'ospedale Mazzini di Teramo 16 nuovi posti di terapia intensiva Covid, 14 destinati alla rianimazione e 2 alla cardiologia, un investimento di 600 milioni di euro. Inoltre è in via di completamento la realizzazione di altri 21 posti di subintensiva Covid, pronti per il mese di febbraio prossimo. Dopo mancheranno soltanto il pronto soccorso di Teramo, mentre oggi inaugureremo pure quello di Sant'Omero e rimarrà da completare. Altri stanno facendo i lavori, stiamo facendo i lavori per il 118 e quindi tutto questo andrà a completare l'iter della ristrutturazione Covid dell'azienda di Teramo. Attualmente quanti sono i ricoverati? Attualmente abbiamo 3 ricoverati in terapia intensiva in tutta l'azienda e una ottantina nei 3 ospedali. Grazie ai 16 nuovi posti di terapia intensiva e futuri 21 di subintensiva, l'ospedale Mazzini di Teramo si conferma una struttura Covid di riferimento per l'intera regione Abruzzo, un territorio che cerca di resistere con tutte le proprie forze alla pandemia. Pregio di questi investimenti che abbiamo fatto, di questi lavori che abbiamo fatto per il potenziamento della rete Covid è che non si tratta di lavori e di opere che rimarranno chiuse o distanti dagli ospedali in località diciamo estranee ai classici luoghi di cura, ma resteranno un patrimonio costante per tutti i nosocomi, compreso quello di Teramo. Abbiamo utilizzato spazi e strutture che erano già all'interno dei nostri presidi ospedalieri e che li vanno quindi a potenziare in maniera permanente e duratura. Con queste opere la capacità di resistenza delle strutture sanitarie rispetto alla pressione della pandemia si fa più forte, la sicurezza all'interno dell'ospedale naturalmente sale perché i percorsi sono più separati, sono più protetti e questo unito alla vaccinazione di tutto il personale che è in corso e che è praticamente quasi finita, si stanno già facendo i richiami, le seconde vaccinazioni per mettere in sicurezza tutto il personale ci rende ovviamente oggi più resistenti, più forti rispetto alla lotta al Covid. Ed ora continuiamo a parlare di emergenza sanitaria e lo facciamo andando a Guardia Grele. Siamo nell'ufficio del sindaco Donatello Di Prinzio che saluto e ringrazio con il nostro Paolo Renzetti. Paolo, allora qual è la situazione a Guardia Grele in queste ore assurda alle cronache non solo regionali ma anche nazionali per l'approdo in città di tanti contagi dovuti alla variante inglese del SARS-CoV-2? A te Paolo. Esattamente, esattamente Alfredo, grazie, buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori, mi unisco anch'io ovviamente ai tuoi ringraziamenti nei confronti del primo cittadino Donatello Di Prinzio, grazie sindaco per averci ospitato qui a Palazzo di Città, tra l'altro in una giornata abbastanza impegnativa anche sul fronte dell'informazione. Per quanto la riguarda, allora qual è la situazione ad oggi? Ricordiamo insomma quello che è successo nelle ultime ore, ci sono 36, sono usciti fuori 36 positivi qui a Guardia Grele che farebbero capo diciamo a questa variante inglese per quanto riguarda il Covid-19, casi che però risalgono anche al mese di dicembre. Sì, buongiorno a voi e grazie per essere qui a Guardia Grele per dare un'informazione corretta su quello che sta accadendo, perché dalle prime notizie c'era anche un po' di preoccupazione da parte della cittadinanza, ma grazie agli organi di stampa stiamo cercando di far chiarezza, perché la variante inglese che è stata individuata sulla nostra città non risale ad oggi, risale alla metà, dalla metà di dicembre in poi, solo che ne abbiamo avuto notizia e certezza qualche giorno fa. Naturalmente la variante inglese non ancora riusciamo a individuare il perché, ma
parlando con i responsabili della ASL, non è un contagio venuto in maniera diretta, ma sarà sicuramente un contagio di secondo livello che all'insaputa di qualche concittadino poi si è propagata sulla città. Come lei ha detto, ne sono 36, informazione data dalla ASL ieri, che risalgono da metà dicembre ad oggi. Molti di loro, dei nostri concittadini, sono guariti e quindi sono tornati alla vita normale. Questo è un risalto mediatico per un caso particolare, perché nella nostra città ci sono stati individuati tanti rispetto alla popolazione, rispetto a quanti ne sono stati contagiati in altre parti d'Italia. Sindaco, lei ovviamente, lo diceva anche in apertura di questo collegamento, ha tenuto in queste ore a tranquillizzare la cittadinanza, ma notizia proprio di qualche ora fa che il 23 e il 24 di gennaio ci saranno screening di massa a Guardia Grele, screening che lei ha voluto fortemente dalla ASL. Sì, io della verità da novembre ho chiesto che si facesse un intervento mirato su Guardia Grele, su alcune zone di Guardia Grele dove vedevo che i numeri aumentavano. La RASL ha dato disponibilità, solo che al momento non è riuscita a riorganizzare, poi i casi fortunatamente sono scesi e si è un po' attenuata. Poi successivamente, con fine dicembre, con questi numeri elevati, sentita la direzione generale, ho chiesto di intervenire in maniera massiccia. Ma devo ringraziare sia il direttore generale della ASL che sua eccellenza il prefetto, che stanno lavorando non solo su Guardia Grele ma sull'intera provincia di Chieti, perché siamo 8 comuni che abbiamo dei casi sopra la media, noi soprattutto per la variante inglese, e iniziamo da Guardia Grele, e anche oggi ho avuto notizie della collega di San Salvo che fa insieme a noi il 23 e il 24 di gennaio lo screening di massa alla popolazione. Noi inizieremo, a dire la verità, giovedì mattina con i ragazzi delle scuole superiori e poi il 23 e 24 sull'intera popolazione. Alfredo, linea a te allo studio per qualche domanda con il sindaco di Prinzio. Sì, sindaco, intanto se ci conferma che sono oltre un centinaio i casi attivi a Guardia Grele, così abbiamo letto bene? Sì, ad oggi, o meglio, ad ieri sono 107 i cittadini positivi. Devo dire anche a supporto di tutto che nell'ultima settimana i positivi si sono fermati, o c'è un caso, due casi al giorno, o qualche giorno nessun caso. Questo ci rassicura anche, vuol dire che la ASL è riuscita ad operare bene col servizio di prevenzione per bloccare diciamo questi focolai, e comunque con le quarantene siamo riusciti già con questa fase di attenzione a limitare un po' i contagi. Altra domanda che le faccio, sindaco, di ordine di carattere più generale, perché Guardia Grele ha un ospedale, anche se è stato declassato appunto di primo intervento, anche insomma, lì, questa è un'area critica per la vostra città, che sebbene piccola comunque ha un presidio sanitario importante per tutta la zona intorno a Guardia Grele, così? Sì, ha toccato un tasto che a noi sta molto a cuore, e sono molti anni che, anche se ci sono avvicendamenti nell'amministrazione comunale, tutti cerchiamo di ripotenziare o di dare una valenza maggiore alla struttura ospedaliera. Oggi è un PTA, punto territoriale di assistenza, con un PPI, sono tutti acronimi e sigle che i cittadini cominciano anche a essere stufi di sentire, ma dobbiamo dare i servizi. Infatti all'inizio dell'anno ho fatto una mia nota alla direzione generale proprio per cominciare anche a lavorare sul ripristino dei servizi territoriali alla cittadinanza, poi anche il passaggio successivo per cercare di dare una sua veste di ospedale o comunque di servizio che vada anche a decongestionare l'ospedale di Chieti o altri ospedali più grandi che si trovano soffocati dalla mole di accessi che loro ricevono. Non parliamo solo in questo particolare periodo del Covid, ma anche in precedenza con l'ordinaria amministrazione. Allora anche i dipendenti che lavorano, i medici che lavorano negli ospedali più grandi, si trovano a soffrire. Quindi un ospedale come Guardia Grele, o comunque una struttura come Guardia Grele, che ha tutto per essere un ospedale, può essere comunque un presidio territoriale, quindi i servizi radiologici, gli ambulatoriali, anche una residenza non diciamo per acuzie, ma comunque possa sopperire a una popolazione dell'entroterra, che è una popolazione abbastanza anziana, e quindi possiamo evitare di far fare chilometri e chilometri alle famiglie per curare i propri anziani.
anziani, con tutto quello che può servire. Nello stesso tempo il PPE, che è un punto di primo intervento, ex pronto soccorso, che serve soltanto per trasportare le persone che hanno necessità in altri ospedali. Allora che possa essere anche un presidio di soccorso che possa curare anche i codici bianchi e i codici verdi, che vanno oggi invece a creare assembramento, questo è il termine che si usa oggi, ma comunque ad aumentare la presenza nei pronto soccorsi dove ci sono casi molto più importanti. Ecco, questo sarà sicuramente un argomento che inizierò a trattare in maniera molto più pesante appena ci possiamo liberare da questo virus e cercare di cominciare a rivivere una vita normale, affinché anche la ASL, la sua direzione, possa avere anche le risorse per iniziare a riconfigurare quello che è la struttura ospedaliera di Guardia Grele. Paolo, per la chiusura del collegamento, a te. Sì, per la chiusura due domande flash al sindaco, ovviamente restando a parlare del tema di questa pandemia. La prima domanda, lei prima parlava dei ragazzi delle scuole che saranno sottoposti a questo screening, come c'è stata e come è stata la ripresa per quanto concerne le scuole qui a Guardia Grele, considerando che ci sono anche ragazzi che vengono dai paesi limitrofi. E poi la seconda domanda, come sta reagendo il tessuto economico di Guardia Grele, paese che vive anche e soprattutto di turismo in questa situazione, perché è chiaro che tra zone rosse e zone arancioni esercenti, ristoratori, bar stanno soffrendo davvero tanto. Sì, mi fa piacere che abbia rivolto queste domande. Per quanto riguarda la scuola, già prima della riapertura, dopo le vacanze natalizie, abbiamo richiesto alla TUA, alla Regione, che ci fossero le corse bis, tant'è che la proposta è stata accettata, comunque già la Regione aveva organizzato la sua struttura in tal senso, e abbiamo degli autobus dedicati in aggiunta a quelli della TUA, quindi anche lì abbiamo cercato di diminuire il contagio tra i ragazzi. Poi la scuola, che sta lavorando al 50% per le superiori, anch'essa aiuta tantissimo, e sentendo anche le dirigenti scolastiche sono molto, molto rassicuranti, perché all'interno della scuola si rispettano rigorosamente le norme e i ragazzi sono al sicuro, quindi abbiamo preso anche le precauzioni per il trasporto scolastico. Certo, il tessuto economico della città ne sta risentendo perché anche con delle mie ordinanze ben precise, il mercato domenicale, che per Guardia Grele è un punto di attrazione anche per i paesi vicini, purtroppo non sto facendo fare, ho fatto le ordinanze di chiusura del mercato domenicale, e questo va a colpire l'economia degli ambulanti, ma allo stesso tempo anche i ristoratori e gli altri esercenti. Come ha detto bene lei, un giorno siamo zona rossa, un giorno dopo siamo arancione e poi siamo gialla, anche loro nella loro organizzazione non riescono neanche a stare dietro a questo. Certo, come noi anche gli altri, noi abbiamo una vocazione turistica, spero che questo diciamo accentramento mediatico che si sta avvenendo su Guardia Grele oggi possa essere positivo per il dopo pandemia, affinché Guardia Grele venga conosciuta veramente per quello che è, per la sua posizione strategica tra il mare e la montagna, per le sue bellezze storiche, culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. Quindi Guardia Grele oggi viene conosciuta in tutta Italia, e Guardia Grele oggi deve essere conosciuta anche per quello che ha di bello, non soltanto perché c'è la variante inglese. Benvengono dopo a virus, pandemia debellata, anche gli inglesi saranno ben voluti nella nostra città. Grazie al primo cittadino di Guardia Grele, Donatello Di Pinzio, per averci ospitato a Palazzo di Città nel suo ufficio per parlare della stretta attualità, sperando che questa pandemia possa davvero finire al più presto. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Guardia Grele tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti e al sindaco Donatello Di Prinzio. Noi proseguiamo, abbiamo parlato proprio con il sindaco di Guardia Grele dello screening anche sugli studenti. Allora torniamo a Teramo, il comune sarà il primo ad effettuare nel 2021 lo screening di massa all'intera popolazione scolastica. Si parte domani e nei prossimi due giorni saranno effettuati 11.000 tamponi all'interno delle scuole superiori medie ed elementari, un'organizzazione complessa che richiederà la massima collaborazione da parte dei ragazzi e dei loro genitori. Sentiamo.
Parte la seconda campagna di screening di massa del Comune di Teramo dall'inizio della seconda ondata della pandemia Covid. Questa interesserà la popolazione scolastica delle scuole superiori, medie ed elementari teramane e si svolgerà in due giornate con l'obiettivo di testare 11.000 persone. Parte questo screening di massa, come sarà organizzato? Un'organizzazione imponente, perché parliamo complessivamente di una popolazione che è comprensiva di studenti, docenti e persone non docenti di tutte le scuole che insistono nella città di Teramo, contano circa 11.000 persone. È chiaro che insomma, i numeri non saranno questi, auspichiamo che ci sia un'ampia partecipazione, però l'organizzazione deve essere calibrata sui numeri. La mattina lo screening sarà effettuato per le scuole superiori, nelle 10 postazioni, nelle 10 sedi che abbiamo attivato, dentro le quali ci saranno diverse linee, e nel pomeriggio consentiremo alle scuole elementari e medie di effettuare per la seconda volta lo screening di massa su popolazione scolastica. Ricordiamo che la città di Teramo è stata la prima a mettere in campo uno screening generale sulla popolazione scolastica a fine dicembre e ora è la prima nuovamente a fare uno screening che riguarda tutta la popolazione, comprensiva anche delle scuole superiori. I tamponi saranno effettuati di mattina nelle scuole superiori per venire incontro agli studenti pendolari. Nel pomeriggio invece si effettuerà lo screening ai ragazzi di medie ed elementari che dovranno essere accompagnati dai genitori. Logisticamente come saranno organizzati questi tamponi all'interno delle scuole? Tecnicamente uguale a quelli che abbiamo fatto nel periodo di dicembre, all'interno delle palestre o di locali che saranno adibiti appositamente per poter fare lo screening. Nel caso ad esempio del liceo classico utilizzeremo l'auditorium del liceo classico. Voglio dire, concettualmente lo screening è identico a quello che abbiamo già visto qualche settimana fa nel mese di dicembre nel nostro comune. Oggi è tecnicamente differente la tipologia di soggetti che possono partecipare allo screening, che sono i ragazzi delle scuole superiori, e di questi voglio ricordare a tutti che molti di loro non sono residenti nel nostro comune, per cui lo screening non è indirizzato solamente alla popolazione teramana, ma è indirizzato anche a una popolazione che raccoglie tutta la provincia. Torniamo a ripetere questo screening a distanza di qualche settimana anche per verificare se rispetto ai risultati che abbiamo avuto nella fase precedente ci sono state delle differenze o ci possono essere delle differenze. Andiamo avanti e voltiamo pagina. Una estensione del provvedimento super bonus 110% che vale circa 6 miliardi mettendo a sistema questa agevolazione per il lungo periodo. È quello che chiede il presidente regionale di ANCE, Antonio Dintino, che ha scritto una lettera anche ai parlamentari abruzzesi. Vediamo il servizio. Presidente, lei con una lettera si rivolge, lo ha fatto negli ultimi giorni, ai parlamentari abruzzesi, al presidente nazionale e al vicepresidente dell'ANCE per chiedere che il superbonus venga esteso negli anni, perché è un progetto che non può avere una durata di un anno e mezzo. È naturale questo. Io ho cercato di sensibilizzare anche tutti i nostri senatori e parlamentari abruzzesi affinché si capisca quanto è importante poter mettere queste agevolazioni che devono essere di volano per la ripresa del PIL e dell'economia italiana, ma in un anno e mezzo non è possibile poterlo fare. Questi lavori oggi al 110% in tutta Italia valgono circa 6.000 miliardi, è impensabile poterlo fare in un anno e mezzo. I lavori con questa burocrazia della legge non possono essere fatti in una maniera, soprattutto iniziati in una maniera celere, e poi soprattutto non possono essere fatti di corsa se si vuole la qualità. Quindi per il bene di tutti, soprattutto l'economia italiana, ma anche dei proprietari degli appartamenti, i lavori devono essere fatti da imprese serie, con indubbia qualità e soprattutto nel tempo. Lei chiede che il superbonus diventi sistema nel paese Italia. Se diventa sistema, con un impegno addirittura quasi pari a zero, possiamo dire. Io ho riportato anche nella lettera una ricostruzione e un'indagine commissionata dalla Camera dei Deputati, fatta fare dal CRESME di Bellicini, che addirittura dice che il costo per i bonus fiscali finora, che i bonus fiscali ci sono ormai da 21 anni,
hanno prodotto un costo per lo Stato solo dell'8% in questi 21 anni, questi bonus sono valsi circa 322 miliardi, per lo Stato in 21 anni il costo è stato solo e soltanto di circa 28 miliardi. Però dice anche in questa ricostruzione, in questo studio del CRESME, che se viene calcolato a 360 gradi tutti i benefici per i proprietari delle case, addirittura lo Stato ha un guadagno nel tempo. Il comune di Montesilvano ha presentato i vincitori del bando per la gestione del punto informazione e accoglienza turistica della città. Si tratta del consorzio turistico Montesilvano. Andiamo a vedere. Sindaco, l'ufficio turistico di Montesilvano ha questa nuova assegnazione, un fatto importante in un momento storico particolare, perché bisogna far ripartire il turismo anche se siamo ancora in piena pandemia. Un momento come questo, nonostante le difficoltà, abbiamo pensato di emanare un bando volto alla ricerca di qualcuno che potesse appunto, in termini di promozione del territorio e in termini turistici, dare un valore aggiunto. Siamo felicissimi perché il consorzio turistico di Montesilvano, rappresentato dalle agenzie di viaggio, rappresenta davvero un elemento importante in questo, tanta esperienza nel settore, e quindi siamo certi di poter insieme a loro fare tutto quello che insomma necessita il nostro territorio montesilvanese, ma allargato anche alla regione tutta, perché le agenzie di viaggio, per loro competenza e per loro appunto esperienza, rappresentano appunto un mondo che vuole, al di là dello spostamento delle persone tra i territori, appunto promuovere la nostra regione, quale regione dove poter trascorrere le vacanze. Siamo 5 agenzie di viaggi e un tour operator specializzato in incoming, abbiamo tantissime iniziative in modo da promuovere il nostro territorio della città di Montesilvano, ma tutto il territorio locale attraverso diverse iniziative, eventi, sfruttando quelle che sono appunto, come dicevamo, le potenzialità di tutto il territorio. Noi diciamo che siamo 13 mesi all'incirca che non lavoriamo, però non abbiamo smesso il nostro desiderio comunque di lavorare. Abbiamo da subito messo in moto questa macchina organizzatrice per l'aggiudicazione appunto dello IAT. Siamo diversi mesi che ci stiamo occupando di questo progetto, in cui crediamo tantissimo, è una nostra diciamo, leva di rilancio per ripartire con un turismo inizialmente locale. E siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie B in primo piano, visite mediche questa mattina per il nuovo difensore del Pescara, Fredrik Sørensen. I biancazzurri sono vicini anche a Lorenzo Pirola, ora al Monza ma di proprietà dell'Inter. Sul fronte attaccante c'è ancora tanta incertezza. Ieri sera Iemmello è intervenuto in un emittente calabrese, non ha citato Pescara come sua possibile destinazione. Sentiamo Andrea Costantini. Fredrik Sørensen è giunto ieri sera a Pescara, questa mattina si è sottoposto a visite mediche prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Roberto Breda, già a partire dalla seduta di questo pomeriggio al Vestina. 29 anni ad aprile, il difensore danese, centrale all'occorrenza terzino destro, rappresenta sulla carta un innesto di assoluta caratura per età e pedigree, avendo giocato sempre in Serie A italiana, Juventus, Bologna e Verona, Bundesliga, Colonia e Super League Svizzera, Young Boys, con cui ha vinto il campionato e dove era stato girato in prestito dal club tedesco la scorsa stagione. Resta da capire l'efficienza fisica di Sørensen, che un anno fa è stato operato al ginocchio dopo aver giocato titolare nella prima parte della stagione allo Young Boys. Da allora appena 3 partite da subentrato e, tornato al Colonia, altre 3 partite giocate, una sola da titolare, l'ultima a ottobre, anche se coi tedeschi si è sempre allenato prima di rescindere il contratto. Quella di Sørensen potrebbe non essere l'unica novità in difesa, perché nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Lorenzo Pirola, difensore centrale mancino, classe 2002, di proprietà dell'Inter, e in uscita dal Monza, dove era andato in prestito ma dove ha collezionato appena una presenza da 33 minuti in campionato e 2 apparizioni in Coppa Italia. Se l'affare dovesse andare a buon fine, potrebbe esserci una uscita in difesa dove, al netto dei concomitanti infortuni, c'è abbondanza di calciatori. Si concentrano però sull'attacco le maggiori attenzioni, un vero e proprio rebus.
con Fabio Ceravolo sempre più lontano dal Pescara e con Adriano Montalto, che gli ultimi rumors danno per convinto di restare a Bari, sembra complicarsi anche la pista Pietro Iemmello. Il giocatore, in prestito alla Spalmas di proprietà del Benevento, ieri sera ha intervenuto nella trasmissione a tutto campo di RTC Telecalabria, dove è stato incalzato sulla sua futura destinazione. È giusto queste squadre che ti stanno, diciamo, cercando, Frosinone, Brescia e Regina? Sì, sì, sto parlando con queste squadre, adesso spero di concludere a breve qualcosa. A te piace più il nord, il sud o il centro? io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, anche se ho giocato poco al sud. Però devo dire che anche Frosinone è centro-sud, quindi siamo là, diciamo. Dai. Insomma, il Pescara non sembra rientrare tra le ipotesi di Iemmello, che se dovesse accasarsi a Frosinone potrebbe riaccendere le speranze del Pescara per Federico Dionisi, pronto a lasciare la squadra di Nesta e ripartire. Antonino Lagumina resta una soluzione che piace al Pescara, ma un suo arrivo dalla Sampdoria presuppone che il club blucerchiato eserciti in anticipo rispetto a giugno l'obbligo di riscatto, versando subito nelle casse dell'Empoli 6,5 milioni di euro, operazione tutt'altro che certa. Il rischio, anche in questo mercato come nei precedenti, è che non mettendo soldi sul piatto per i cartellini e nell'attesa dell'incastro perfetto, l'attaccante possa arrivare solo negli ultimi giorni di mercato e con un profilo inferiore alle attese. La classifica deficitaria impone di far presto e magari anche a fronte di uno sforzo economico. Chi non tornerà a Pescara, ma lo sperava, è Manuel Pucciarelli. L'attaccante lascia il Chievo e va negli Emirati Arabi, al Dibba Al Fujairah. Ora la C riprendono questo pomeriggio al Bonolis gli allenamenti per il Teramo per ambientarsi all'orario del match di domenica a Palermo. In questa settimana la squadra sosterrà le sedute di giovedì e venerdì alle 12.30. Per la gara del Barbera saranno sicuri assenti disqualificati Arrigoni e Diachité. Nonostante il momentaccio, Francesco Bombaggi confida in una uscita dal tunnel di risultati negativi dell'ultimo periodo. Lo ascoltiamo. Quando si guarda i numeri, si valuta al momento, giustamente dici 5 punti in 8 partite sono pochi, c'è poco da fare. La verità è che prima magari abbiamo fatto qualche punto in più che magari non ci meritavamo e quindi tutto si compensa. A parte queste analisi, ripeto, l'unica cosa che possiamo fare è continuare, secondo me, diciamo da quando siamo tornati alle vacanze, c'è un altro piglio. È un peccato che non sia arrivato il risultato. Oggi la sconfitta secondo me è molto più che meritata, cioè abbiamo giocato una squadra veramente che hanno fatto fatica a stoppare la palla. E il nostro gioco si basa molto sulla riaggressione, quindi trovandosi squadre che neanche stoppano la palla e rinviano come la palla gli arriva, fai un pochettino più fatica a esprimere il tuo gioco. Abbiamo provato a cambiare, a ricercare anche noi la palla lunga e lavorare sulle seconde palle. Stiamo cercando di adattarci anche a queste partite più sporche. Dispiace che in questo momento stia andando un po' così, però ripeto, secondo me stiamo raccogliendo meno di quanto militeremo, cioè sostanzialmente la penso così. Credo che sia il succo della Serie C, fa fatica con tutte le squadre, non è che penso ci siano partite che puoi fare qualcosina in meno, non funziona così secondo me. Noi siamo una squadra che sappiamo che non siamo la squadra più forte del campionato, c'è poco da fare, non è che siamo un'ottima squadra, abbiamo un grosso potenziale, mi sembra il mister, stiamo facendo il massimo, non mi sembra una squadra, cioè se mi preoccuperei se vedessi una squadra che concede 6 occasioni di gol a una squadra avversaria. Noi andiamo fuori casa, prendiamo un mezzo tiro in porta, che tra l'altro non so se l'avete rivisto, c'ho anche il dubbio che fosse fuori gioco di Tunkarà sulla punizione, e purtroppo non stiamo raccogliendo, dispiace. Noi davanti dobbiamo cercare di fare qualcosa di più e magari portare a fare un golletto in più. Abbiamo avuto, è vero, un calo fisico magari verso la fine, prima della sosta, magari un pochettino meno brillanti siamo stati. Adesso quasi tutti abbiamo recuperato in un'ottima condizione fisica. Ci sta mancando l'episodio a favore. È una squadra la nostra che può pensare di vincere con chiunque. Io la vedo così, quindi al di là delle assenze, che sicuramente sono assenze importanti, credo che i ragazzi che stanno giocando meno stanno lavorando per farsi trovare pronti, quindi non ho paura di questo. Andremo a Palermo a fare la nostra partita con la nostra mentalità e vedremo di tirare fuori qualcosa in più. Questo penso che sia chiaro a tutti, che in questo momento ci serve quel qualcosa in più che ti fa portare a casa la partita.
Adesso la Serie D, la vittoria di Vasto arrivata in inferiorità numerica ha ridato la vetta della classifica al Castelnuovo, l'unica squadra del girone F, peraltro matricola, ad aver giocato nelle 12 gare fin qui disputate. Ascoltiamo le impressioni del jolly Mattia Foglia e del portiere Vittorio Natale nel servizio di Jacopo Forcella. Mattia, una partita dura, complicata, che si è complicata nel corso del primo tempo per il Rosso Sbarbati, di grandissimo sacrificio, probabilmente è arrivato al successo quando neanche voi ci credevate più. Sì, siamo andati subito sotto con il numero delle persone, appunto perché Sbarbati è stato espulso, ma ci siamo messi lì, abbiamo cercato sempre di stare sul pezzo, abbiamo coperto tutte le palle, dopo l'occasione è arrivata e Max l'ha buttata dentro e 1-0, dopo abbiamo resistito e è arrivata la vittoria. Io cerco di dare sempre il massimo, il mister mi cerca di mettere in tutte le posizioni dove servo ovviamente e io cerco di rispondere sempre al meglio. Io ho fatto il terzino e ho cercato di dare sempre tutto. Adesso dobbiamo concentrarci subito alla partita di domenica prossima e ripartiamo subito. In una partita del genere, quando si rimane in inferiorità numerica, il portiere pensa, oddio, chissà quanti tiri mi arrivano. Invece, di fatto, quasi l'unico che ti è arrivato al 48esimo del secondo tempo. Giornata che non si direbbe, ma è stata di quasi tranquillità. Sì, vabbè. Comunque uno quando rimane in 10 pensa sempre al peggio. Però so che davanti a me c'ho ragazzi che sanno stare bene in campo, hanno voglia di fare e l'hanno dimostrato. Come hai detto tu, l'unico tiro è arrivato al 90esimo, ma comunque non è stata una domenica tranquilla, perché anche se non è arrivato un tiro, comunque devo richiamare la difesa, le cose, quindi sono stato abbastanza impegnato. Allora proviamo a fare una classifica. Il lob di Martiniello nel primo tempo, quel calcio d'angolo che ti è sbucato di colpo e l'ultima parata su Altobelli, qual è la più difficile, la più bella? Sicuramente l'ultima, perché Altobelli stava molto vicino, però quella calcio d'angolo che mi è sbucata alla fine pure era difficile, però mi sono trovato là e sono riuscito a deviare in qualche modo. 22 punti, adesso c'è la sfida al vertice con la Recanatese, insomma questo Castelnuovo dove vuole arrivare? No, questo Castelnuovo pensa partita per partita, fa bene domenica dopo domenica e pensiamo a lotta a tutte le partite, chiunque squadra incontriamo non devono pensare che sia facile, perché noi combattiamo su tutti i palloni, ci abbiamo fame e voglia di fare. TG6 termina qui, tornerà alle ore 19, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.